questi quadri provengono tutti da una raccolta sequestrata dalla polizia a un imprenditore sospettato di appartenere a gruppi mafiosi calabresi. I quadri, molti dei quali hanno un alto valore commerciale, sono ora confiscati e esposti al pubblico a cura della provincia di Reggio Calabria. Siamo al Palazzo della Cultura di Reggio Calabria, che ospita l'esposizione permanente di più di 100 quadri di celebri artisti. Ci sono opere di Giorgio De Chirico, Lucio Fontana, Salvador Dalì, Domenico Purificato, Renato Guttuso, Antonio Ligabue e molti altri. Questa è un'icona. È una collezione eclettica e l'unico filo conduttore che lega le diverse opere è che tutte sono appartenute a Gioacchino Campolo, re delle slot machine, condannato nel 2011 a 18 anni di carcere per associazione mafiosa. Comprando quadri celebri, Campolo provava a riciclare parte dei 330 milioni di euro del suo patrimonio, assicurandosi allo stesso momento un investimento solido nel tempo. Non sono dei quadri. Nella Reggio Calabria, asfissiata dall''Ndrangheta, l'esposizione al Palazzo della Cultura è già divenuta un simbolo. Al valore intrinseco delle opere si aggiunge quello puramente etico e sociale dell'arte che torna arte, sottratta ai potenti mafiosi e resa fruibile ai cittadini. Una soddisfazione per l'intera città, come sottolinea Edoardo Lamberti Castronuovo, assessore alla cultura e alla legalità della provincia di Reggio Calabria. Questi sono i capolavori, questa zona qua è dedicata ai capolavori. Carrà, Mario Sironi, questo è molto bello, questo è il Rosario, questo qua, su questo quadro, anzi con tutti questi quadri, adesso noi faremo delle serate a tema. Questo è Bornalumi e questi famosi tagli di Bornalumi. Ma io sono particolarmente legato, va bene, da lì il De Chirico non c'è dubbio, ma questi due quadri di Ligabue a me mi fanno venire i brividi. E mi devo fare il